Prova, prova, prova. Dovremmo esserci. Ho avuto, come al solito, dei piccoli problemini, non streamando quasi mai. Chissà se... Spero che mi sentiate. Vediamo qua se la chat... Allora, qua la live stream mi dice che è partita. Perfetto. Qua la chat la dovrei vedere in questa finestra. La posso spostare anche su questo schermo. Peraltro... Io non streamando quasi mai, ma veramente quasi mai, ho dovuto settare un po' tutta la faccenda più o meno da zero, perché c'erano una marea di aggiornamenti. Aspettate qua. Ho combinato un pasticcio. Dicevo, una marea di aggiornamenti. Ah, cominciano ad arrivare i commenti. Quindi Dunkslam, Ultimate Bench, Febil, Genix, Andrea, Michela Vitello, Federico Ticali, Simone Cucco. Ok, vi leggo tutti. Perfetto, perfetto, perfetto. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, cattura i momenti migliori, crea un video di momenti salienti. Qua c'è scritto, credo che lo debba fare dopo. Facciamo chiudi. Allora... Non streamo da una vita, sia su Twitch sia su YouTube, quindi ho dovuto fare un sacco... Allora, qui è la telecamera, qui è dove gioco, e qui ho montato un altro schermo, vabbè, ve lo faccio vedere. Vedete, questa è la mia postazione dove mi vedete che registro, no? Talvolta, vedete qui. Qui alle spalle c'è il mio letto con la parete blu dove ci sono i quadri, che ora non ci sono perché ho registrato delle cose con il blue screen. E qui c'è la scrivania. Questo è il mio schermo. Ma per l'occasione ho montato il mio schermo vecchio. Vedete? Quindi sono con due schermi. Questa è la prima volta, tipo dai tempi dell'università, che sono con due schermi. E infatti non ci sono abituato. Allora, mi sentite con quest'audio, vero? Il caffè dato non può mancare mai. Sì, infatti. Ma che poi sto fatto del caffè è una cosa buffa. Allora, innanzitutto da notare che a palette... Allora, è da notare la tazzina. Punto numero due, da notare il cucchiaino al contrario. Perché il cucchiaino al contrario? Devo guardare qua. Il punto è che io per leggere i commenti devo guardare là. Perché il cucchiaino al contrario, secondo voi? Perché questo cucchiaino è da dolce, vedete? Quindi per girare il caffè lo devo mettere al contrario, vedete? Perché se lo giro, vi faccio vedere, così non ci va. Vedete, non riesco a girarlo. Quindi io ho le palettine da dolce, metto lo zucchero e poi lo giro così. Capito? Che poi sto fatto del caffè, il caffè della discordia, perché è buffo il fatto che, non so se avete seguito la faccenda di Final Fantasy, ma nel video in cui registro col caffè l'avevo finito di bere. E il bello che alcuni mi hanno scritto: Dotobax, sei un falso! Lui, loro seri però, loro proprio seri, sei un falso, fai la finta che bevi il caffè, ma no, l'avevo finito di bere prima, Madonna, non pensavo che mi incazzasse così tanto per questo fatto del caffè. E quindi questo, ma che fine ha fatto Devil Cry? Lo dovresti chiedere a lui, no, c'è, l'ho visto l'altro giorno che giocava a Sea of Thieves, c'è. E quindi questo. Allora, beviamoci sto caffè. Sì che l'ho visto il video di risposta, sì che l'ho visto. Ragazzi, se non l'avete visto, vedete, il video di risposta fa i tre discorsi più attesi dell'universo, i tre discorsi più attesi d'Italia, Mattarella, Conte e quel ragazzo, insomma, molto garbato, devo dirlo, molto, molto garbato. Però gli ho scritto anche un commento: ciao, ma non mi ricordo come si chiama. Ciao, mi fa piacere che mi hai risposto. Però, Madonna, oh, prendilo con più calma, capito? Col foglio, lui serissimo, caro Dadobax.
No, ho apprezzato molto, ha fatto un gesto che ho apprezzato molto, mi ha trattato con, tutto sommato, con rispetto, no? L'ho apprezzato molto, però, come gli ho scritto nel commento, spero lo abbia tenuto il commento, che non lo abbia cancellato. Comunque gli ho scritto un commento pubblico dicendo: guarda, grazie per le critiche che mi hai posto, però, Madonna, voi di Final Fantasy, Madonna, non ho detto che il gioco fa schifo, ho detto semplicemente che le animazioni non mi sono piaciute, comunque. Allora, che poi è buffa la situazione perché io concretamente non vedo l'ora di giocarlo il gioco completo. Quindi è un po' spiacevole questa situazione che si è venuta a creare, capito? In realtà, cioè, non solo non vedo l'ora di giocarlo, ma la demo mi è piaciuta un botto. Semplicemente ok, facciamo partire il gioco. Semplicemente, vabbè, comunque, voltiamo pagina, voltiamo pagina. Si sente la musichetta? Tac. Allora, sì, però questa qua è la partita che ho cominciato a fare stanotte, quindi la chiudiamo. Allora, lo sapete tutti come funziona Game Dev Tycoon, vero? Ma mi sentite? Mi sentite con il mio audio, con l'audio del gioco? La prossima live deve essere una conferenza stampa di Gutierrez, dice Giordano. sì, effettivamente. Ma una seconda stagione dei Giocatori della Domenica? Beh, quando ci sarà qualcosa di cui parlare, attenderemo magari la next gen. Cosa ne pensi di Life is Strange 2? Dice, ma non ci ho giocato al 2, non mi ispiravano i personaggi. Ho giocato al primo Life is Strange e a Life is Strange Before the Storm, che se possibile mi è piaciuto ancora di più dell'originale. Capisco bene chi non gli è piaciuto, lo capisco bene. Però a me Before the Storm mi ha toccato delle corde del cuore veramente che... Veramente importanti, veramente importanti. Game Dev Tycoon 2 non ci ho giocato, sai? Io ho giocato a questo qui. Vabbè, entriamo nel vivo, ragazzi. Allora, Game Dev Tycoon è uscito nel 2012. Ma io non mi ricordo precisamente quando ci ho giocato, però... Ma credo che ora mi faccia salvare la partita. Vabbè, ora che salviamo la partita, mi sembra 6 anni fa sia l'ultima volta che ci ho giocato, nel 2014. Vabbè, nome società, ragazzi, come lo chiamiamo la nostra società? Allora, vabbè, ovviamente il giocatore lo chiameremo, faremo un personaggio donna, ovviamente, con la maglietta rossa va bene, e la chiameremo Genevieve. Genevieve. Pascal. Ok, nome della società, ragazzi. Ah, 2 giorni fa, non Game Dev Tycoon 2. Ah, ma esiste però Game Dev Tycoon 2, esiste. Bugs Production, no, facciamo qualche... Dado Inc., Dado Soft, Quarantena SRL. No, io qualche nome non buffo, qualche nome tipo The Challenger, tipo Real Canoes, The Challenger, Dado Inc., ah, mamma mia, fai vedere, lo chiamiamo Monsters. Monsters Box Production Production Halibux. Perché non su Twitch? Ma perché non ho questo canale Twitch attivo, onestamente? Faccio una live ogni morte di papa, tanto vale farla su YouTube che ci sono più confidente. La chiamiamo The Renegades. Dado Bugs Project Blue.
tutti nomi molto carini, però tutti focalizzati sul dado Bucks. Mi piacerebbe più un nome tipo Dado Tac. No, The Renegades, tipo The Challengers. Yakuza, Microbucks, Monster Creation, mi piace. Monsters. Moonstars. Così, raga. Moonstars Creation. Non hai mai preso un 10? Ehi, principiante. Ma non gioco da un sacco di tempo però, quindi non so, beh, cioè ieri notte ho giocato, però dico, non, mi manca il tocco magico. Ok, continua. Allora, sbloccare suggerimenti? No, ovviamente, perché se sblocchiamo i suggerimenti è fatta, perché 6 anni fa ci giocai talmente tanto che avevo sbloccato tutto, quindi faremo no. Ecco qua, potete vedere Ignorant Games, 6 anni fa, con questo ho conquistato il mondo. Hackware. 6 anni fa anche Artemisis e poi ieri ho fatto due partite, vedete? No, scusate, questa qua è allora, ho fatto due partite, sì, ma non è questa, è questa Zarathustra e l'altra era, non mi ricordo come l'avevo chiamato. Questo Bugs è anno 1, mene 1, mese 1, S1 è una prova che infatti è zero fan, che non so perché non ho cancellato, e ci e sovrascriveremo proprio sopra questa. Perché era una prova. Ok, allora. Vabbè, raga, il videogioco è talmente semplice che star qui a spiegarvelo, secondo me, non ha senso. Giochiamo e man mano vedete come funziona. Insomma, è molto intuitivo, è anche in italiano. Allora, il primo videogioco, ragazzi. Allora, abbiamo 0 fan, è anno 1, mese 1, settimana 1. Siamo nel 1982. 82, suppongo, ragazzi. No, nel 1983, diciamo, perché l'anno successivo Nintendo lancia il NES. Famicom è uscito nell'83. NES non so quando lo ha rilasciato nel resto del mondo, onestamente, però siamo quegli anni lì. Il primo videogioco che lancerei. Allora, innanzitutto bisogna vedere il tema, ragazzi. Ah, c'è 11 su 10. No, 11 su 10 mai preso io. Allora, scegli tema. Ah, ragazzi, siamo stati parzialmente fortunati. Perché hanno aggiunto un botto di temi rispetto all'ultima volta che ci ho giocato. E a seconda dei temi che hai a disposizione all'inizio, cambia tanto. Noi abbiamo azione, avventura, GDR, simulazione e strategia. Io direi di fare un simulatore spaziale che rende abbastanza. Dato che sono i primissimi giochi, lo chiameremo Space Invaders con la Z, giusto? Space Invaders. Ok. E la piattaforma lo faremo per il PC, ragazzi, ovviamente per il PC. Avanti. Grafica 2D. Inizia sviluppo. A questo punto il personaggetto comincia a creare, vedete, fa uscire delle bolle che vanno a riempire design e tecnologia. La qualità del gioco uscirà in base ai valori in design e tecnologia. Ma qua che bisogna fare? Bisogna allocare il tempo, sistemando questi slider, in maniera tale che tanto più importante quella cosa per quello che stiamo sviluppando, tanto più il gioco verrà bene, sostanzialmente, ok? E in questo caso specifico una simulazione, puntiamo poco su storia, assai su gameplay e mediamente su motore di gioco. Io direi di tenerci così. Ok. Non guadagni con il PC, dice Kyurem. Vabbè, ragazzi, sono un giocatore PC da sempre. Faccio su PC e è tutta la vita. Allora, simulazione, quindi poco sui dialoghi, molto intelligenza artificiale e design lo lasciamo a metà. Vedete allocazione tempo, lo fa vedere sotto, sostanzialmente la divisione del tempo. E infatti vedete qua, man mano che scorre il tempo, lei va a far uscire queste bolle che riempiono questi palloncini sopra. Spazio simulazione, quindi sempre, allora, grafica,
sonoro a metà e mondo di gioco poco. Ok. Ragazzi, i primi giochi sono di prova, sostanzialmente sono un po' delle cagate, escono fuori. Questo qua, anzi, non è venuto neanche malissimo. 9-12. Vedete, nell'ultima parte va a correggere i bug. E a questo punto lo finiamo. Allora, a questo punto vedete, c'è l'esperienza ottenuta dal personaggio, abbiamo un bonus per 1,5 per nuovo tema e nuova combinazione, e presteremo molta attenzione a questo nel primissimo periodo per fare molta esperienza, e andiamo a rilasciare il gioco. A questo punto escono le prime recensioni, e le prime recensioni dei primi giochi sono sempre giochi di merda. E ci è andata bene. Ci è andata bene alla nostra prima occasione. Ragazzi, abbiamo fatto un successone. In genere nei primi giochi prendo 6, 5. Abbiamo fatto un successone, ragazzi. Abbiamo fatto un successone. Dado, hai provato Jurassic World Evolution? No, in effetti. Arturo Z dice: ma che differenza c'è tra questo e Game Studio Tycoon? Non lo so, non ci ho giocato, non lo conosco. Fino alla sesta, settima generazione non vale la pena sviluppare per PC. Ma perché poi alla fine? Buongiorno a Francesco Melillo, buongiorno a Fede Gianno, buongiorno a Defro, buongiorno a tutti. Questo gioco ce l'ho sulla Switch, ma è davvero complicato, dice il Cugio. Ma sai, secondo me non è poi così complicato. Sai, basta un attimo. Moonstars Creations ha creato il suo primo gioco, Space Invaders. E queste sono le vendite. E sta già andando benino. Sta già andando benino. Allora, abbiamo già 22 ammiratori. Va bene, redigi rapporto sul gioco. A questo punto come funziona? Che la nostra Geneviève Pascal va sia ad accumulare punti ricerca, sia a vedere concretamente delle analisi di mercato sul gioco. Allora, spazio e simulazione sono una grande combinazione, e questo lo supponevamo. Dialoghi sembra essere non importante per questo tipo di gioco, e anche questo lo supponevamo alla fin fine. Roberto Santarelli dice: Dado, come stai vivendo la quarantena? Ma ancora siamo all'inizio. Vedremo verso gli ultimi giorni. Vedremo verso gli ultimi giorni, insomma, quanto poi diventerà pesante. Per ora siamo solo all'inizio. Allora, vediamo un po'. Ricerca. Allora, nuovo tema. Allora, abbiamo iniziato con simulazione. Simulazione di omicidio? Simulazione disastri? Simulazione. Vabbè, ora ci pensiamo, ragazzi, ora ci pensiamo. Allora, sviluppo gioco, genere. Possiamo decidere di tentare la tema, spazio, ladro. Facciamo un simulatore governativo, ragazzi. Simulatore governativo, lo chiamiamo, anziché Civilization, Governization. Vabbè, giusto per. Uè, Ruber! È il tuo compleanno, mi fa piacere, auguri. Auguri, auguri, auguri. Augusto Riccardi dice: Dado, sto ultimamente seguendo le tue guide su Bloodborne. Complimenti per il lavoro. Grazie, grazie mille. Matteo Contarin dice: Dado, ma tu ai tempi hai giocato i due Zoo Tycoon? Ma in realtà no, sai, Zoo Tycoon non mi hanno mai ispirato particolarmente. Allora, governativo, simulazione, PC, governization, avanti, inizia sviluppo. Dato, volevo chiederti, oltre che lavorare qua su YouTube, fai anche un secondo lavoro? Sostanzialmente ogni mia occupazione secondaria è comunque inerente in qualche senso a YouTube, in effetti. In realtà. Allora, governativo, simulazione, gameplay. Spariamo molto di più sul gameplay. Alziamo ancora di più il motore di gioco e teniamo bassa storia e missione. Proviamo a configurare un po' di più per andarci a prendere magari qualche punteggino un po' più alto. Allora, dialoghi basso, intelligenza artificiale alziamo ancora di più.
design livelli alziamo ancora di più e proviamo così. Andiamo per piccoli tentativi, ragazzi, andiamo per piccoli tentativi e cerchiamo di rosicchiare mano a mano. Allora, grafica la spariamo al massimo, sonoro lo alziamo un po', design mondo di gioco lo abbassiamo un po'. Ok, vediamo un po' che cosa ne esce. Philox Games dice nuovo questo gioco? No, è piuttosto, questo qua è del 2012, questo qua. Ne esistono nuovi, in effetti, però sono rimasto affezionato a questo. A 10-12, anzi 11-12, non è venuto poi benissimo, però abbiamo un nuovo record in design, quindi nuovo tema, nuova combinazione, abbiamo il preso il bonus, rilascio gioco. Ora vediamo questo qua come impatta sul mercato. Allora. Poteva andare peggio, ragazzi. La media del 7 ci sta, la media del 7 ci sta, abbiamo fatto un buon lavoro. Recenti studi di mercato indicano che il Commodore 64 sta dominando costantemente i suoi concorrenti nel settore del PC. Io direi che possiamo fare a questo punto un bel gioco per Commodore 64. Allora, sviluppa nuovo gioco. Allora, facciamo un gioco per Commodore 64 e lo facciamo di un gioco. Che tema abbiamo? Quindi abbiamo fatto spazio governativo, faremo disastri, simulazione su Commodore 64, disastri di Sun Stars, grafica 2D. Ragazzi, state tranquilli, il gioco dopo si evolve, eh. Queste sono le battute iniziali, che siamo nel 1980 de Cristo, nel senso che poi il videogioco diventeremo una società grande, state tranquilli, non è tutto così il gioco. Allora, qua andiamo a puntare. È un gioco che si basa sui disastri, quindi zero storia e missione. Zero storia e missione. Facciamo questa prova così. Andiamo a fare un tentativo su Commodore 64 cercando di vendere tantissimo. Intelligenza artificiale, design livelli. Ok, proviamo così. E poi intelligenza artificiale nei disastri di cosa? Questo mi sa che viene bene. Alziamo sonoro. Design mondo di gioco lo teniamo così, dai. Un gioco sui disastri, il mondo di gioco dovrebbe essere tecnicamente anche un po' bello da vedere. Ah, il punteggio è più o meno come quello di prima, con la differenza che siamo oramai alla fine dell'anno e quindi. Eccola qua, vedete, stando alle voci, non so più parlare. La società giapponese Nintendo sta pianificando di commercializzare la propria console. Vedete, siamo in quegli anni lì. Molti esperti d'industria dubitano che le console di gioco da casa possano avere successo, ma noi tutti siamo ansiosi di vedere cosa ci proverà Nintendo. Fantastico. Molto carino questo gioco come è strutturato. Finito. Nuovo record in design, nuovo tema, nuova combinazione, abbiamo preso il bonus. Abbiamo aumentato qua, abbiamo sbloccato le nostre prime ricerche, quindi rilascio gioco. E ora comincia ad essere interessante, perché stiamo cominciando a rosicchiare un po' e a salire. Niente, non ci schiodiamo dal 7, ragazzi. Non ci schiodiamo dal 7, siamo. Ditemi una software house esistente che non si schioda dal 7, raga. Pure a stampare i giochi, se non ricordo male. Come? Si arriverà pure a sviluppare le proprie console, sì? Sì? Stampare i giochi? Non me lo ricordo questo fatto. Che vuol dire a stampare i giochi? Ciao Hermon, ciao Davide Lo Russo. Che ricordi questo gioco? Lo portarono i player in Zante quando andava ancora alle scuole medie, dice Xorolo. Ialla miseria. Alessandro Ciriola dice: ma non puoi alzare tutto al massimo? Non devi alzare tutto al massimo. Non devi alzare, tu devi trovare il giusto equilibrio. Farai spesso queste live? Vedremo, raga. Forse ora che c'è un po' la quarantena sarà un modo per passare il tempo sia io che voi, no? Magari. Comunque dobbiamo fare.
dobbiamo redigere il rapporto sia di quello, sia di questo, sia del gioco precedente. Ok, ragazzi, intorno al 6, Avalanche Studios. Ma sai che stavo pensando proprio a quelli di Just Cause? Giuro, pure io stavo pensando proprio a quelli. Allora, rapporto sul gioco. Disastri e simulazioni sono una grande combinazione. Gameplay sembra essere molto importante per questo gioco, ok. Eccola qua, la Nintendo. Governativa e simulazione sono una grande combinazione. Gameplay sembra essere molto importante. Piattaforma PC è una grande combinazione, perfetto. Qua dovremmo aver venduto un po' di più perché siamo su Commodore. Allora, ricerca, motore di gioco personalizzato. E qui le cose si fanno decisamente interessanti. Sono arrivati i primi contratti di lavoro. Non che siano così utili in realtà i contratti di lavoro, eh. Ghost Jack, ciao Dado, grazie per queste live che ci fanno svagare un po'. E di che? Emanuele Salvagno, che metti costruirai le macchine per stampare i dischi e magazzini? Ah! Può darsi, non me lo ricordo sto fatto. Tutorial. Allora, abbiamo sbloccato. Tutorial di gioco, ecco qua. Allora, Disasters è stato ritirato dal mercato. Vediamo un po', 240.000. Dobbiamo stare molto attenti. Allora, ricerca. Non ce la facciamo con i punti di ricerca, però possiamo creare un motore di gioco personalizzato. Quindi, grafica 2D. Allora, noi non stiamo facendo. Vabbè, mettiamoglieli dentro lo stesso. Lo chiamiamo Bugs Engine Number One. Crea motore. Allora, ciao Giuseppe Calviello. Ciao Matteo Contari. Ah no, Matteo c'era già. Rux99, ciao. Potresti dirmi che squadra sovrascrive il file TED di cosa? Dato ci hai pensato per l'FBI? Sì, è una buona idea. Cioè, se mi andrà di giocarlo, lo faremo insieme, state tranquilli. Ah, è stata rilasciata la console di Nintendo. Bene. Potremmo decidere di fare un gioco per Nintendo? Ma io sono molto legato al PC, vi dico la verità. Continuerei a provare la nostra fortuna sul PC. Ok, Bugs Engine pronto. Nuovo gioco. Allora, Bugs Engine. Giustamente la quota di mercato è molto grande. 80.000, ragazzi, non ce la facciamo con i soldi. Continuiamo a sviluppare per PC, che ha una quota di mercato piccola, ma ha uno zoccolo duro più interessante. Allora, aspetta un attimo però, facciamo ricerca. Nuovo tema. Facciamo una simulazione di storia alternativa, ragazzi. Il Cugio dice, tra The Last of Us Parte 2 e Cyberpunk, quale dei due aspetti di più? No, uguali. Li vedo lontanissimi, li vedo veramente lontanissimi. The Last of Us che è più vicino. Li vedo lontanissimi. Ora il gioco che attendo è Half-Life Alyx, che è tra 10 giorni, ragazzi. Allora, sviluppo un nuovo gioco. Seleziona il motore di gioco. Bugs Engine, piattaforma PC, genere simulativo, tema storia alternativa, e lo chiamiamo, dato che questi sono i primi giochi e sono un po' del cazzo, Alternative Histories, ma chi se ne frega, vai. Grafica 2D versione 2, inizia sviluppo, capito? Qua siamo nel 1980 e cazzi e mazzi, questi qua sono proprio i primissimi giochi, quelli che non ricorderà nessuno, cioè capito? Cioè tra Rockstar Games, capito? La conosciamo per GTA, per Bully, non la ricordiamo per. Anche se Rockstar Games all'inizio ha fatto Lemmings, eh? Lemmings, gran gioco Lemmings, però, capito? In parecchi non la ricordano per Lemmings. Allora proviamo ad attivare tutto. Ma. Storia alternativa, simulazione, un po' di storia gliela mettiamo, dai. Un pizzichino di storia gliela mettiamo. Che ne pensi di giochi di strategia in simulazione in VR? Non ne ho giocati molto.
VR, quindi non saprei. Ciao da Malta, potresti dirmi che squadra sovrascrive su PES il tuo file del Real Cannuzze? Sovrascrive una squadra finta, stai tranquillo, una squadra finta che non mi ricordo. Gueorgue Gepecheño, una cosa del genere. Gepecheño, Sguerre, una cosa del genere. Storia alternativa, simulazione allora, intelligenza artificiale, design di livelli l'abbassiamo un po' e dialoghi lo alziamo un po'. Ok, proviamo. Alternative Histories. Ragazzi, questa prima parte è più semplice, cioè non c'è molto di gestionale, come se fossimo ancora nel tutorial. Appena cominceremo ad avere i nostri primi dipendenti, vedrete come si accenderà questo gioco che nella sua parte, come dire, andando avanti diventa veramente figo per come tipo mobile. Ma esiste su mobile sto cellulare, raga? Esiste su mobile sto gioco? Sarebbe carino su mobile. Allora, grafica, sonoro, design di mondo di gioco lo abbassiamo. Ok. Lemming Stop. Lo conoscete, Lemmings? È bello, eh? Ai tempi DOS, veramente bello. Niente, non ci riusciamo a schiodare da questo 12-12. Siamo saliti leggermente. E va bene, 12-13. Abbiamo un nuovo record in tecnologia, ma siamo lì. Dobbiamo, vedete, questa parte iniziale a noi serve per fare esperienza, vedete, a fare esperienza in determinati settori per poter ricercare le cose successive. Capite che cosa ci serve? Rilascio gioco, sonoro mono, fantastico. Finora abbiamo fatto i videogiochi col sonoro. Attenzione! Porca miseria, c'avevo. Ah, esiste! Voglio, ma quanto costa su mobile? Raga, un 9! Raga, con la bottiglia di champagne. Raga, è andato benone sto gioco. No, 5 euro. Ma non viene assai. Cioè, su PC costa di più. Su PC ne costa 12. Cioè, obiettivamente. Ma è lo stesso. È lo stesso, o quello mobile è più di merda, perché se è questo stesso gioco su mobile è figo, perché è un gioco vero a tutti gli effetti. Semplice però divertente. Se è semplificato non ne vale la pena. Se è semplificato. Cioè, perché già questo apri lo champagne. Eh sì. Ta ta ta. ok, ragazzi, ci è andata bene. Alternative Histories, quindi è il nostro. Siamo andati in rosso, ma Alternative Histories ci fa riprendere alla grande. Ok, allora, redigi rapporto sul gioco. 8 e mezzo, fantastico. È lo stesso, è uguale. Giocherai a Baldur's Gate 3? Ovviamente sì. Ovviamente. Raga, ma mi rendete conto che sono in mezza manica, ragazzi? C'è un sole fuori bellissimo. Raga! Ma pure da voi, ieri, verso le 6 si sono messi a suonare da fuori le finestre e chi non aveva gli strumenti si è messo a suonare con le pentole. Pure da voi? È stato un momento bello in realtà. Io diciamo che io non li vedevo, erano nella strada principale. Però ho cominciato a sentire tu, 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 tu. Mi sono tolto le cuffie, dico, che cazzo succede? Ho detto, ma stanno protestando. È lo stesso. Sulla Switch 40 euro. No, 40 euro non li vale. No. Il prezzo di questo gioco io lo pagai tipo 13 euro, però era il 2012. Cioè, al giorno d'oggi lo paghi 5 euro, va bene. 5 euro li vale. Ma pure 9, 9 euro li vale, perché ci giochi. Da me c'è la neve, dicono. Quindi da voi no, da me si sono messi a suonare con le pentole. Come a Napoli, a vista a Napoli sono messi proprio a cantare. A Napoli sono messi proprio a cantare. Oi vita mia. Comunque, allora, ricerca. Sonoro, inizia ricerca. Stanno suonando adesso, davvero.
No, da me no. Ok, la console da casa. Tess sta avendo un grande successo. Una pattuglia con annuncio registrato di non uscire di casa. Vabbè, giustamente. Allora, ricerca, abbiamo ricercato tutto. Se noi volessimo fare un motore di gioco, qual è quello che non abbiamo ancora? Sonoro mono, vabbè, non lo faremo. Allora, abbiamo abbastanza soldi per provare l'assalto al Nintendo, ragazzi. Vogliamo provare l'assalto al Nintendo? Ma noi stiamo puntando però su simulazione. Ah. Stiamo puntando su simulazione. Vogliamo provare un gioco. Costa 80.000 più 30.000, ragazzi, è proibitivo il Nintendo Entertainment, è proibitivo. Proveremo su Commodore 64. Proveremo a fare un gioco. Che temi abbiamo? Ladro non l'abbiamo mai fatto. Faremo un gioco action ladro su Commodore 64 con il Bugs Engine che chiameremo. Come si chiama il ladro là? Beh, ladro gentiluomo. Ok. Nodo, ma farai mai una serie come quella su Grim Fandango, magari con Day of the Tentacle? Day of the Tentacle l'ho finito con le guide 7 anni fa e non me lo ricordo sostanzialmente, quindi farlo come quella di Grim Fandango è tosta perché non me lo ricordo mica come andare avanti. Allora, azione, ragazzi. Azione, secondo me, un gioco action tanto sul gameplay. Secondo me, azione, le missioni sono importanti. Secondo me. Perché non è solo storia, è storia, missioni. Gameplay ci sta pensando. Mi sa che a gameplay forse non andava così alto. Possibile. Allora, azione. Secondo me azioni è più design di livelli che non intelligenza artificiale. Secondo me. E dialoghi, secondo me, non ce ne sono proprio. Siamo comunque nel 1980, cioè siamo negli anni 80. Poi azione. Secondo me mondo di gioco più di sonoro. E grafica al primo posto, secondo Proviamo, raga. In sti giorni sto rigiocando Sly Cooper, diceva Lupin, Thief, cosa ne pensi sarà il nuovo Watch Dogs? Ah, il nuovo Watch Dogs, ragazzi. Sarebbe già dovuto uscire in effetti, però. Però oramai ci vuole. Ed è un peccato perché mi ispirava un sacco. Vabbè, quando uscirà ci giocheremo, insomma. Ragazzi, questo qua mi sa che sta avvenendo fi una figata. Guardate, 17 e 18. Abbiamo un nuovo record, nuovo tema, nuova combinazione. Abbiamo livellato un sacco. Rilascia gioco. Ragazzi, questo qua prende dei bei voti. Attenzione, raga, pronti con lo champagne? Pa, 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 tan, tan, tan. 7, insomma, non è questa hit come pensavo che fosse. 8. 8. Va bene, è andata tutto sommato bene, ragazzi. Cioè, ci sta andando molto bene. Vediamo i dati di vendita. Vediamo i dati di vendita. Il ladro gentiluomo, oltre al NES, l'altra società giapponese. E che sono queste belle live? Ciao Robo Joker, come procede la quarantena? Sì, procede, insomma, procede. Procede come penso a tutti. Insomma, abbiamo completato la nostra analisi. Quindi ladro e azione sono una buona combinazione. Grafica sembra essere molto importante. Combinazione piattaforma genere buona. Quindi non esplosiva. Commodore 64 azione buona.
Quindi non costa così tanto su Switch. Ok, perfetto. Infatti mi sembrava che costava 40 euro, insomma. Secondo le nostre ricerche di mercato, il gioco recentemente pubblicato, Ladro Gentiluomo, è sorprendentemente di successo tra i giocatori. Lo sviluppatore Moonstars Creations è alquanto nuovo nell'industria, ma trepidiamo aspettando cosa svilupperanno in futuro. Ok. Dai. Dai, dai, dai. Ragazzi, ora mi sa che abbiamo i soldi per tentare l'assalto al NES. Nuovo gioco. Bugs Engine, piattaforma, NES, ragazzi. Quota di mercato 38%. Ci spariamo un 80.000 più 30.000 per licenza e costi di sviluppo. Governativo spazio. Ah, ragazzi, dobbiamo ricercare un nuovo tema, però. Allora, ricerchiamo. Nuovo tema. Alieni e poi ricerchiamo anche pubblico di riferimento perché faremo un gioco per bambini. Faremo un gioco per bambini sul NES. Quella è una DeLorean, sì, è una DeLorean. È una DeLorean coperta. Ricerca, pubblico di riferimento. Dai, ragazzi. Andiamo alla conquista. Dato, farai un walkthrough di Horizon un giorno? Sì, mi piacerebbe un botto farla. Mi piacerebbe veramente un botto fare un walkthrough di Horizon. Nuovo videogioco per bambini. Alieni. Azione? Avventura? Raga, vi giuro che io non ho mai capito avventura in Game Dev Tycoon che cacchio è. Perché io pensavo che avventura fossero le avventure punta e clicca. Ma non sono le avventure punta e clicca. Allora, facciamo azione. Per Nintendo, Bugs Engine 1, bambini, e lo chiamiamo con gli alieni, lo chiamiamo E.T. No, lo chiamiamo E.T. pareva, ok. Non lo possiamo chiamare così. Azione, avanti. E ti pareva. Inizia sviluppo. Il Fortnite del passato. Ciao Dottobux, ti ho scoperto di recente e sto adorando la serie su Skyrim tanto che ho ripreso a giocarci. In questi giorni di quarantena è perfetto, non vedo l'ora che escono i prossimi video. Grazie Andrea, grazie mille. Maria Mangiacasale dice: Dato, ma quest'anno il Cosenza Comics lo faranno? Bella domanda. Vedremo come procederò la faccenda. Bella domanda. Allora, raga, azione. Secondo me gameplay al top, motore di gioco al top, storia e missioni più basso. Facciamo così. Dai, voglio una hit per Nintendo. Dai che siamo partiti alla grande. Azione, voglio zero dialoghi. Design di livelli, intelligenza artificiale media, tipo tutto sul design di livelli, ragazzi. Dai, dai, dai. Picchiateci giù pesante, andateci giù pesante su questi livelli, ragazzi. Voglio un Super Mario. Allora, azione. Secondo me, sonoro basso. Mondo di gioco alto, grafica al top. Così, vai. Avventura, forse tipo i classici Tomb Raider. Può darsi, tipo Legend of Zelda e avventura? Speriamo che venga meglio del gioco di T, dice RoboJoker, certo, infatti. Dai, 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 alzate, alzate, alzate! Dai che sta venendo bene, raga. Dai, bollicine, bollicine, bollicine. Bene. Nuovo record. Ok, rilascia gioco. Che è successo? Ha sobillato il mercato globale. Gli esperti in industria dicono che la console non è ben commercializzata nel Nord America, ma che spopolerà in altre parti del globo. Ok. Le prime recensioni del. Ah, pronti, raga? Pronti? Mandate a cagare.
Niente, raga, Etty che porta sfiga. E ti pareva che aveva. Attenzione, attenzione. Alla fine ci siamo risollevati. Ci siamo risollevati. Ma vai, Star Games che non capisce un cazzo. Ma da quando Star Games può fare recensioni? Game Hero ce la capisce, vedete? Game Hero ce la capisce. Sviluppare un gioco di AT è sempre pericoloso. Attenzione perché arrivano i primi guadagni. Dai, 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 dobbiamo. Ma la riusciremo a fare una hit, ragazzi? Buongiorno, Dario. Ma una live su Civilization? Sì, dai, la dobbiamo fare una live su Civilization prima o poi. Allora, alieni e azione sono una grande combinazione. E lo immaginavamo. Gameplay sembra essere abbastanza importante. Quindi non è il più importante il gameplay. Lo vogliamo fare subito un altro gioco action? Sugli UFO! Ma sì! Alieni, UFO! Per forza, ci sta! Hai saputo che produrranno una serie TV su The Last of Us dicendo Leo Grande? Sì, l'ho sentito, ma non sono proprio un tipo da serie TV, sai? Non sono propriamente un tipo da serie TV. Allora, sviluppa un nuovo gioco per bambini. UFO, action di nuovo NES, di nuovo Bugs Engine. Quello è ti pareva, questo qua. Come mi pareva. Ok. Avanti. Inizia sviluppo. Allora. Ora. Quindi gameplay. Quindi è più importante il motore di gioco del gameplay. Ah, bello mio. E questo mi dovevi dire. No, non possiamo fare Ti pareva 2 perché non abbiamo sviluppato i sequel. Cioè ci sarà un punto nel gioco in cui sbloccheremo proprio i sequel. Allora, intelligenza artificiale. Dialoghi. Secondo me abbiamo sbagliato qui, perché abbiamo lasciato zero dialoghi. Dato, cosa ne pensi di Stronghold? Non sono un grandissimo fan di Stronghold, sai? Sono più appassionato di altre tipologie di strategici o gestionali. Il Commodore 64 sta cedendo lentamente quote di mercato a favore degli altri produttori PC. Cari miei. RoboJoker dice, stiamo facendo con Devil Cree nottate su Sea of Thieves. Parteciperò volentieri. Notizie di piattaforma: in un comunicato non ufficiale, un impiegato del Commodore 64 ha detto che la società ha fallito ad introdurre nel mercato computer più costosi che potessero competere con i nuovi e più avanzati personal computer. E lo sappiamo che è andata male. E lo sappiamo che sta andando male anche al nostro gioco. Lo sappiamo che sta andando male anche al nostro gioco. Guardate che valori bassi. Ragazzi, qua prendiamo voti bassi, bassi, bassi. Ma che si sta risollevando alla fine? Ho sbagliato assai all'inizio e nella parte finale mi sono risollevato un po'. Bollicine, bollicine, bollicine. Niente bollicine, va bene. 16-15, ragazzi, questa non c'è andata. Sì, ma questo qua, come mi pareva, non mi piace. Lo chiamiamo Naschifetz. Naschifetz. Ah, ho sbagliato a. Non ho. Non ho premuto invio e quindi è rimasto come mi pareva. Va bene. Meno male. Dai, 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 sopra il 6, sopra il 6, sopra il 6. Ah, mostra il potenziale. Dai, 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 dai. Oh, no, già. Dovrebbero concentrarsi di più sulla tecnologia. 8! Raga, ma. Vedete, vedete, quelli là hanno visto la grafica di merda e gli hanno dato i voti bassi. All Games, che ne capisce? Che ne capisce? È vero o no? Un gioco sull'Area 51 sarebbe figo, dice Matteo Contarin. Giustamente. Ti è piaciuta più la saga di Tomb Raider o quella di Uncharted? No, è dura qua. È dura anche perché io ho scoperto la saga di Tomb Raider, cioè i primissimi Tomb Raider non mi piacevano tantissimo. E quindi ho scoperto i nuovi, e i nuovi mi sono piaciuti tanto. E quindi è un po' diverso, diciamo, rispetto al rapporto che magari tanti altri fan hanno della saga Tomb Raider. Allora, oggi Nintendo ha annunciato che introdurranno un dispositivo di gioco portatile. Allora.
tentare la hit, vogliamo provare a fare un gioco casual? Allora, allora, ricerchiamo gioco casual e poi proviamo a fare un gioco casual per Game Boy, ragazzi. Stanno palesemente sbagliando approccio. Sì, può darsi, può darsi. Quando farei un video sul mio 2, ragazzi, presto, lo sto già preparando. Lo sto già preparando. Ok, è stato rilasciato il Game Boy. Perfetto, faremo il gioco per Game Boy. Allora, 300.000, ragazzi, io voglio un nuovo motore di gioco personalizzato con il sonoro mono e lo chiamiamo Ultra Game 80s. Per i voti alti bisogna tirar fuori le mazzette, dice il Cugio. No, no, lascia stare, lascia stare. Quale dei tre nuovi Tomb Raider ti è piaciuto di più? Dice Matteo Contarin, e ti sembrerà strano, ma io ho adorato Tomb Raider Reboot. Allora, potrà sembrarti strano, ma se io avessi avuto un canale YouTube avviato bene nel 2013, nella top 10 dei videogiochi del 2013 ci sarebbe stato primo posto The Last of Us e secondo posto Tomb Raider Reboot. BioShock Infinite terzo. Io ho adorato Tomb Raider Reboot. Classifica personale, personale. Le mie classifiche sono sempre personali. Tomb Raider Reboot mi è piaciuto da morire. L'ho rigiocato recentemente. Ho giocato recentemente nelle vacanze di Natale. Un gioco per Game Boy. Io punterei su un gioco con mostriciattoli che si picchiano dentro sfere. Ricerca, nuovo tema. Faremo un gioco. Allora, lo dobbiamo fare casual, ragazzi. Non mi ispira nessuno di questi. Facciamo evoluzione. Allora, ricerchiamo evoluzione. Ricerchiamo evoluzione e poi vediamo se si sblocca qualcos'altro. Francesco Antonio Tiano si dice: grande dato, io gioco a Game Dev Tycoon almeno dal 2013. Ci sono tante belle mod. Ma sai, non ho mai visto le mod di Game Dev Tycoon. Comunque pure io ci gioco dal 2013, ma credo dal 2014 in realtà, perché le partite sono di 6 anni fa. Quindi, nuovo tema. Scienza folle. Non mi ispira. Non mi ispira. Ah, che dubbio. Che dubbio. Allora, nuovo gioco. Quanto costa la licenza del Game Boy? Allora, dobbiamo farci prima qualche contrattino. No, questa non ce la facciamo. Questa ce la facciamo. Ci facciamo qualche contrattino, ci guadagniamo qualche soldino. E ci andiamo alla conquista del Game Boy, ragazzi. Quando avrai più di 1 milione in contanti, potrai passare al livello successivo. Stai tranquillo, stai calmo, stai calmo. Stai calmo che ora facciamo la hit. Facciamo la hit per Game Boy. Allora, ricerca. Ci facciamo scienza folle. Ragazzi, sì, cucina casual ci ho pensato, però io lo voglio fare per bimbi. Cucina casual per bimbi? Per bimbe? Non lo so, non mi convince. Allora, ricerca, nuovo tema. Viaggi nel tempo, caspita! Allora, sviluppano un nuovo gioco. Bambini. Per Game Boy, compriamo sta licenza. Casual. L'Ultra Game 80. Scegli tema. Che dubbio, raga, che dubbio. Scienza folle. Giocato questo titolo e tanti altri titoli simili su Android. Io in realtà solo questo, sai? Il reboot della nuova saga l'ho trovato magnifico, dice Robo Joker, alla faccia dei criticoni nostalgici delle forme piramidali. Cooking Mama è una cucina casual. Raga, avete ragione.
ragione, però no, è anche un gioco di merda Cooking Mama, però. Allora, facciamo casual. Ah, che dubbio. Raga, scienza folle. Scienza folle, casual. E lo chiamiamo... ma... Lo scienziato pazzo. O scienziato pazzo. Ok, avanti. Vai, vai, vai. Forza, ragazzi di tutto il mondo, bambini, gioca anche tu a O scienziato pazzo sul tuo Game Boy. Allora, un gioco casual, tutto gameplay, motore di gioco a metà, storia e missioni basso. Ok. Un gioco di merda che ha venduto, però, dice RoboGioco. Ragazzi, siamo in rosso. Siamo in rosso. Forza ho scienziato pazzo. Forza ho scienziato pazzo. Forza ho scienziato. Forza ho scienziato pazzo. Siamo tutti voi. Ciao Nico. Chi è? Ah, Nico, ecco. Tomb Raider Reboot l'ho trovato un po' brutto. Mi era piaciuto molto Underworld. Beh, sono giochi diversi, sono concretamente giochi diversi, dico. Hanno fatto un reboot che è andato a cambiare radicalmente la struttura, però l'ho apprezzata tantissimo. Allora, ho scienziato pazzo, scienza folle casual. Secondo me, livelli al massimo, intelligenza artificiale la bassiamo, dialoghi la bassiamo. Raga, non sta venendo su bene. Oh, mannaggia la pupazza, mannaggia, non sta venendo affatto bene. Raga, secondo me scienza folle e casual non c'entra niente. Raga, abbiamo perso, raga. Raga, mi sa che abbiamo perso. Allora, puntiamo. Tutto su sonoro. Ah, ragazzi, speriamo di riuscire. Ah, ragazzi, abbiamo fatto una mossa troppo azzardata. Abbiamo fatto una mossa troppo azzardata, ragazzi. Mamma mia, che gioco di merda che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un gioco di merda. Allora, rilascia gioco. Speriamo di riuscire a farcela con i soldi. Perché ora dobbiamo assolutamente... Mamma mia, che gioco di merda. Ah, sei! Ah! Ah! Ah, sei meno male, meno male, meno male, meno male. Porca miseria. Ah, meno male, ragazzi, è andata meglio di come pensavo. Abbiamo fatto un'accoppiata tragica. In 2 mesi il Commodore 64 verrà ritirato dal mercato. Caro mio. Dai, questi qua sono quei pochi soldi che ci permette. Allora, scegli piattaforma. No, raga, il prossimo lo facciamo per PC. Ah, redigi rapporto sul gioco. Dado, commento velocemente per dirti che ho platinato la morte dell'esterno. A distanza di anni mi rigiocherò il primo di Sore grazie al DLC spettacolare. Grazie per averlo consigliato più volte. E di che cosa? È un piacere mio esserti stato d'aiutile. D'aiuto. Allora, qua ci sono nuove ricerche che per ora non ha senso fare. Perché non possiamo inserire. Ok, il Commodore 64 ci saluta. Allora andiamo a ricercare. Dobbiamo cercare dei temi. Vabbè, facciamo cucina, va. Mi fido del vostro giudizio. Mi fido del vostro giudizio. E facciamo un gioco. Casual. Allora, nuovo gioco per bambini. Cucina, casual, per Game Boy, Ultra Game 80 e lo chiamiamo Sad Cooking Mama. Bugs Cooking Mama. Avanti. Inizia sviluppo. Crea un GDR particolare, dato, su PC vanno forti. Lo so, sto cercando di cavalcare l'onda del Game Boy. Ci servono... Dobbiamo fare una hit, dobbiamo fare una hit,
su una piattaforma molto diffusa, capito? Cucina casual, quindi gameplay. Storia di gioco, storia missione. Secondo me questa è la proporzione, ragazzi. La prova di dado. Dice anziché la prova del cuoco. Allora, design livelli, intelligenza artificiale, dialoghi. Ok, proviamo. Un gioco d'azione di cucina. Cooking Bags. Se vuoi fare il gioco che spacca sul Game Boy, ricerca la grafica 2D, 2.3. Quello fa molta differenza, lo so, ma ci servono 80 punti di ricerca. Capito? Ragazzi, secondo me spariamo su grafiche e abbassiamo sonoro. Secondo me. Dai, alzati design. Dai, alzati design. Dai, alzati design. Dai, alzati design. Alzati design, alzati, 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 alzati. Ma va fangulo, va. Vabbè, nuovo record in design. Noi stiamo sperimentando nuovi tema, nuove combinazioni per fare il bonus qua nell'esperienza, capite? Per questo sto cercando di fare nuovi temi. Quando avremo più o meno consolidato l'esperienza, andremo a battere su quello che già sappiamo. Però per ora dobbiamo fare esperienza. Le prime recensioni del nuovo gioco. Allora, ragazzi, pronti? Ok. Dai, dai, buonino, buonino. Attenzione! Ma è Star Games che non capisce un cazzo, tutti gli altri 8. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ok, dai, dai, questo qua dovrebbe vendere un pochino di più. Rise Budge DR, secondo me è meglio su PC, dice Matteo Contarini. Non lo so, non lo so, questo non lo so, non ricordo tutti i generi dove vanno. Bugs Cooking Mama ha raggiunto un nuovo record di vendite, grandissimi. Dai che stiamo vendendo, dai che stiamo vendendo, guardate i soldi come levitano, ragazzi. Allora, cucina e casual sono una grande combinazione. Intelligenza artificiale sembra essere per nulla importante per questo tipo di gioco. Combinazione piattaforma pubblico grande. E questo lo immaginavamo. Ok. Allora, ricerca. Vedete, non ce la facciamo grafica. Allora, facciamo. Esperienza utente migliorata. Star Games è proprio stronzo, dice Matteo Contarini. Porca miseria, sì, infatti. Allora. Ricerca. Design di livelli. Inizia ricerca. La grafica al massimo, le zucchine devono avere una texture 4K. Da, caro Dodobux, ti scrivo per chiederti una cosa. Come sta Grim Fandango? È rotto. Questa è un'offerta molto speciale. Rifiuta, non mi fido di ste cose. Tipo quelli, hai vinto un iPhone, hai vinto un viaggio, clicca qui. Se, vabbè. Facciamo un contrattino per riuscire a trovare questo punto ricerca che ci serve. Ok, cercato, perfetto. E ora dovremmo riuscire a ricercare un nuovo tema. Nuovo tema. Corse! Corse ragazzi, corse, corse ragazzi, corse, corse, simulazione di corsa su PC. Per forza. Dado, te l'avevamo detto! Regà, ma capito? Bambini, cucina, non ci pensavo. Invece avevate ragione. Lorenzo Porfiri dice: buon pomeriggio Dado, ieri sera ho riscontrato un errore della PS4 in quanto per comprare l'abbonamento di PS Plus mi diceva che i miei dati della carta di credito potevano non essere giusti. Non lo so, prova a contattare l'assistenza, non saprei. Raga, abbiamo trovato Sci-Fi, non saprei che problema può essere onestamente.
Allora, 650.000, crea motore personalizzato, gli mettiamo esperienza utente migliorata, editor di livelli e lo chiamiamo Zenigata Engine. Crea motore, confermo Star Games, mi dà sempre un voto in meno rispetto alle altre, dice Darkotto. Corse casual su un Game Boy. No, no, raga, facciamo su PC, simulazione di corsa. Dado, hai qualche gioco da consigliare per intrattenersi durante questo periodo? Dice The Siege Master. Raga, secondo me i giochi più time consuming sono o quelli online, sostanzialmente, oppure i gestionali. Gestionali strategici. Cioè, tu pensi a sto giochetto qua, con tutto che è un gioco di merda, potremmo dire. Cioè, abbiamo già giocato un'ora, raga, io ho già giocato un'ora e non me ne sono accorto. Obiettivamente, gestionali e strategici sono rilassanti. Oppure i giochi di ruolo. Il gioco di ruolo tipo Skyrim, The Witcher, attacchi a giocare e passa il tempo, insomma. Quelli là, secondo me. Sci-fi fai Bugs Effect. Sì, assolutamente, raga. Bugs Turismo Sport. Eagle Walker dice: Dato, complimenti per il video su PES, grazie. Ragazzi, abbiamo trovato il nostro Zenigata Engine, perfetto. E ora facciamo nuovo gioco di corse. Allora, simulazione di corse. Per PC con lo Zenigata Engine e lo chiamiamo Grand Prix Bugs. Ok, avanti. Inizia sviluppo. Sì, ragazzi, lo so che dobbiamo sviluppare la grafica nuova, però allora, gameplay, esperienza utente migliorata. Allora, simulazione. Beh, motore di gioco, gameplay e sì, è così sostanzialmente, sono queste le proporzioni più o meno. Matteo Contarini dice: mio padre sta nerdando su The Witcher, grandissimo. Corrado, è appena uscito il nuovo aggiornamento di State of Decay 2, ma sai, io non ci ho giocato tanto a State of Decay 2, ho giocato abbastanza a State of Decay 1, devo dire, ma al Decay 2 non tanto. Allora, simulazione. Secondo me, simulazione è tantissimo intelligenza artificiale. Meno design di livelli e meno dialoghi. Ok. Dai, dai, dai. Dai, bollicine. Salite bollicine, salite bollicine. Ragazzi, tecnologia sta salendo un botto. Allora, grafica al top. Secondo me sonoro in un gioco di guida ci sta. Nel mondo di gioco, basso. RoboJoker dice: io in sto periodo sono diviso tra Sea of Thieves, Ori e The Division 2. Dice sì, mizzica RoboJoker, ne stai giocando tanti contemporaneamente sostanzialmente. Ragazzi, questo qui mi sa che viene forte. Guardate quanti punti. 20-24. Nuovo record. Ragazzi, questo qua viene bene. Rilascio gioco. Ci meritiamo un investigativo chiamato Chi ha incastrato Dado Bugs. Anche, effettivamente. Se le mappe fanno cagare, che gioco di gara è? Effettivamente, vabbè, vediamo. Ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma come? Ma come? Mamma mia! Peace and love and rock and roll! Peace and love and rock and roll! Taratatarata. Voglio vedere i vostri commenti! Voglio vedere i vostri commenti! Forza commenti! Non arrivano i commenti! Ah, perché voi siete in ritardo! Voi la vedete in ritardo rispetto a me che sto. Ok, continuo a giocare così, i commenti li leggo dopo. Allora, chiudi. Allora, abbiamo preso dei 10 su 10, quindi
Redigi rapporto. Abbiamo capito che abbiamo trovato Dato Bucks Game of the Year. Allora, Allora, ufficio nuovo, congratulazioni, ti sei fatto una certa fama e hai risparmiato molto denaro. Non ancora, resteremo ancora umili ma onesti. Corse e simulazioni sono una grande combinazione, storia e missione sembra non essere molto importante, PC bu tutti buona, corse tutti grande, ok. Star Games 10, voto 10. Fantastico, Star Games gli ha dato 10 dicendo il mio nuovo gioco preferito. Se Moonstars Creations continua ad innovare così potrebbero diventare un nuovo favorito dei fan. Fantastico. Ragazzi, siamo andati fortissimo, abbiamo fatto una nuova hit. Alla ricerca. Allora, ragazzi, ce ne andremo sulla grafica 3D versione 1. Andremo a virare sul 3D. Abbiamo capito che ci vogliamo specializzare in simulazioni. Abbiamo capito che abbiamo trovato a simulation at state of art. Ragazzi, abbiamo azzeccato la formula della simulazione. Allora, marketing sarebbe interessante fare. Corse. Sì, allora, simulazione. Su cosa si può fare una simulazione, raga? Sulla città. Inizia ricerca. Facciamo un simulativo sulla città, ragazzi. Dato il momento di mettere le microtransazioni. Vedi che siamo ancora negli anni 80. Siamo tipo nell'86, 87, tipo. Ok, vediamo che nuovo tema ci ha sbloccato. Vocabolario, no, non si può proprio guardare. Ok, faremo. Ma crea motore personalizzato. No, non vale la pena ancora. Lo faremo ancora con la grafica 2D. Nuovo gioco. Scegli tema. Allora, lo faremo. Faremo città. Simulativo per PC con lo Zenigata Engine per tutti e lo chiamiamo Sim City. Ok, Sim City. Sei milionario, ma programmi ancora nello scatinato di mamma. Sì, ragazzi, umili ma onesti, ragazzi, umili ma onesti. Qua lasciamo tutto com'è, anzi, storia e missione la zia un'antichia perché è solamente un meno. Dato, stai diventando come l'Astrogan, un bel street cleaning simulator con grafica 2D. Eh sì, infatti. Intelligenza artificiale, design di livelli. L'alziamo un po' e vediamo un po' che cosa ne esce. Cross dice: ciao Dato, bellissimo Game Dev Tycoon, l'ho finito ed è una droga. Eh sì, infatti è figo, è veramente figo. È molto piacevole giocarci. Simulativo, vabbè, raga, lasciamo così com'è. Il precedente abbiamo preso voti alti, lasciamo più o meno così com'è. Anche questo sta venendo abbastanza bene, sembra. Fra qualche anno faranno uscire Quarantena Simulator, può darsi. SimCity e il SimCity, ambientato in Sudafrica, dice, può darsi. Allora, dai, dai, bollicine, bollicine, bollicine. Nuovo record. Forse SimCity, rilascia gioco. Ragazzi, sto bevendo un sacco perché c'ho tipo il sole in faccia. Ti sei fatto una certa fama e hai risparmiato molto denaro. Sì, dai, trasferiamoci. Sì, dai. Andiamo a formare un team di sviluppo, dai. Allora, prime recensioni. Pronti, raga? Pronti? 8. Alla fine Star Games ci comincia ad apprezzare, ragazzi. 7. 8.
Dai, è andata bene, è andata bene, è andata benone, è andata benone. Allora, addestramento con la gestione del personale, inizia addestramento, ma arriva fino ai giorni nostri, dice Zdavik, sì. Addio garage, giustamente. Vive in un garage però alla DeLorean, effettivamente. Ora siamo solo onesti, non più umili. Effettivamente. Allora, con un budget di 200.000 mi trovi uno che sa fare algoritmi complessi, dai. E nel frattempo redigi rapporto sul gioco. Basta smart working dalla scantinata di mamma. Addio garage, ci dobbiamo lasciare. Addio, addio. Come fa la canzone? Allora, Martin Persson? Ragazzi, i giochi simulativi sono molto tecnologici, è vero o no? Prenderei questo, ragazzi. Ora possiamo fare giochi di medie dimensioni. Inizio a cercare. Dovrebbe arrivare fino alla PlayStation 5. Io ovviamente il gioco è stato fatto nel 2012, la Play 5 si vedeva con il binocolo. Però hai ragione, mi pare che arrivi fino alla PlayStation 5. E questo qui lo vorrei prendere più basato sul design. Infatti ci prenderemo Trevor Copeland. Ok, allora, a destra, addestramento di benvenuto. Addestramento di benvenuto. E noi facciamo ricerca. Giochi di medie dimensioni. O no, ci dobbiamo fare un bel gioco di medie dimensioni, ragazzi. Dai, dai, dai! Facciamo un gioco doppia A, andiamo a spaccare i fondoschiena, ragazzi. Ricerca, nuovo tema. Facciamo vocabolario. Facciamo un gioco casual per Game Boy con il vocabolario, ragazzi. Gioco casual. Assolutamente. E poi ricerchiamo lavoro per dopo. Il top è sviluppare la propria console. Ci arriveremo, ragazzi. Ci arriveremo. Ciao Peppo. Ciao Genevieve Pascal. Ho seguito i progressi di Moonstars Creations. E sembra che la vostra recente espansione abbiate cominciato a sviluppare giochi più grandi. Giochi più grandi meritano di essere visti da più persone. E qui è dove un editore diventa utile. Un editore commercializzerà e pubblicherà il tuo gioco in giro per il mondo. Loro aiutano anche a finanziare lo sviluppo. In cambio trattengono la maggioranza dei profitti, ma dato che il gioco venderà molto di più, di solito ne varrà la pena. Sono d'accordo. E infatti i primi li faremo di grande, i primi di medie dimensioni le faremo con loro. Allora, ricerchiamo questi generi. Ok, ora trova accordo di pubblicazione. Qualsiasi tema, qualsiasi genere per PC. Storia alternativa, strategia su Game Boy. Omicidio, simulazione. UFO, strategia, non mi convince. Simulazione di omicidio, non mi convince. Non mi conv qualsiasi tema, qualsiasi genere per PC. Facciamo questo qua. Allora, facciamo un gioco. Lavoro simulativo. Lavoro simulativo PC. Solo per gli adulti. Solo per gli adulti. Con lo Zenigata Engine. E lo chiamiamo. Levi. Ok, dai. Inizia sviluppo. Eagle Walker dice: io lo trovo noiosissimo. Sto gioco 20 anni fa i gestionali erano meglio. Ma vedi che esistono gestionali ottimi anche oggi? È questo che è semplicistico. Cioè, è questo che è volontariamente semplicistico. Allora. Qui dobbiamo distribuire il personale. Mettiamo al gameplay Genevieve, il nostro personaggio. Motore di gioco. Martin Persson e Trevor Copeland, storie e missioni. Ok.
Invece ti dicevo, Eagle, io lo trovo semplice, ma molto divertente, molto, molto rilassante, ecco, è un gestionale rilassante, molto rilassante, cioè ti mangia il tempo e non te ne accorgi. Poi percorri tutta la storia del videogioco, escono le console. Molto carino, invece a me piace tanto, è un divoratempo molto piacevole. Vedi, ripercorri tutta la storia delle console, poi fai, ora faccio sto gioco per questa console, ora sto gioco per questa console. Molto carino, molto carino. Allora, tecnologia, intelligenza artificiale, design di livelli e dialoghi. Ok. Recensione di For Honor, dice. In che senso recensione di For Honor? Non ho capito, Enzo. Cross dice: gli sviluppatori del gioco hanno messo online una versione piratata che è programmata per farvi perdere dopo poche giocate, in modo che vi spinga a comprare il gioco originale. Bellissimo sto faggio. Allora, rilascio intervista. Abbiamo rilasciato un'intervista in quanto. Questo sarà il nostro primo gioco per un'audience matura nella storia. Allora, quindi tecnologia, questa è la distribuzione. Non riusciamo a fare perfettamente 100%. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo se riusciamo a fare perfettamente 100%. 100%, ok. Andremo così. È molto più importante fare esperienza in questa prova, ragazzi. Lavoro, simulazione, non mi convince tantissimo. Da notare qua che comincia ad esserci un po' di hype per il nostro gioco, perché la rivista ne ha parlato giustamente. Un gioco di medie dimensioni che non è venuto neanche poi così formidabile, forse, anche se continua a crescere un po'. Tecnologicamente hanno fatto un ottimo lavoro. E infatti abbiamo un nuovo record. Lo chiamiamo Vai a lavorare. Rilascia gioco. Allora, prime recensioni. Pronti ragazzi? Andy Olgure dice: ho recentemente iniziato ad appassionarmi al mondo della cavalleria e credo che For Honor sia uno dei meglio fatti per adesso. Hai per caso fatto una recensione e non hai mai parlato di For Honor? Certo, trovi nel 2016 la recensione di For Honor. 2017, non mi ricordo quando è uscito. Trovi la recensione di For Honor. Ragazzi, questo mi sa che è il gioco più brutto che abbiamo mai fatto. Mamma mia! Ve l'avevo detto che questa era una prova, ragazzi. Ve l'avevo detto che questa era una prova. Perché il nostro primo gioco di medie dimensioni con uno staff nuovo è tragico. E quindi niente, insomma, tanto valeva buttarlo e via. Si investi sulla sicurezza. E va bene, vendiamo quello che dobbiamo vendere e via. Il gioco non è all'altezza delle aspettative, verrà sottratta una penale e va bene così. Ok, va bene, redigiamo il rapporto sul gioco e andiamo avanti. Nel frattempo in chat si parla di Chivalry, giochi diciamo spostati su quella tipologia. Allora, ricerca. Allora, ricerchiamo marketing e ricerchiamo un nuovo tema. Abbiamo fantasy. Bello fantasy. Però mi ispirerebbe più
Ok, fantasy, abbiamo sia fantasy sia medievale, fantastico. I giochi di strategia sono particolari al momento. Ok, facciamo un gioco di strategia, va bene. Va bene, facciamo senza pensarci un gioco di strategia, dai. Allora, sviluppa un nuovo gioco. Ragazzi, lo facciamo piccolo. Facciamo un gioco piccolo. Facciamo un gioco per PC. Ma facciamolo medio, dai, abbiamo abbastanza soldi. Scegli tema. Allora, vedete, lavoro gli adulti meno meno. Quindi abbiamo cannato completamente. Allora, facciamo un gioco. Fantasy. Strategico. Per PC. Zenigata Engine. Per tutti. E lo chiamiamo Fantasy Strategico. Age of Fantasy. Ok. Grafica 2D. Vedete poi anche il motore grafico 2D. Siamo un po' indietro. Allora, questo è un gioco di strategia. Il gioco di strategia, secondo me, deve avere un focus sul gameplay, poi motore di gioco. Ma sostanzialmente così effettivamente la distribuzione, credo. Un gioco di strategia. Comunque il suo cuore lo vede nel gameplay, suppongo. Allora, strategia, secondo me. Così. Proviamo. Dado, ma Dragon Ball Kakarot non ti interessa minimamente? Zero. Zero. Proprio zero. Ok, qua. Faremo. Secondo me, design mondo di gioco, grafica, sonoro. Non ce la facciamo, mi sa, ad equilibrare. Non fa niente, lasceremo così. Non fa niente che non riusciamo ad equilibrare, ma forse è più importante fare esperienza, sapete? Proviamo ad equilibrare, dai, proviamo ad equilibrare. No, non riusciamo ad equilibrare comunque, quindi tanto vale fare così. Va bene, proviamo, dai. Questa, appena arrivati nello studio grande, ragazzi, c'è questa fase estremamente transitoria in cui dobbiamo cercare di non fallire, riuscire a pagarci i dipendenti per poi riuscire a fare la hit dopo. Ok, dai, finito. Vediamo come viene. Nuovo record lì. Vedete, abbiamo assolutamente bisogno di fare esperienza per riuscire a sbloccare nuova roba. Allora, voi due andate a bere in vacanza, che è meglio. Tu redigi il rapporto sul gioco, nel frattempo vediamo le recensioni. Non dovremmo aver fatto questo sfacè. E chi se l'aspettava, ragazzi? Non sembravano così alti i punteggi, ragazzi. Ed invece vuol dire che abbiamo azzeccato le cose giuste. Il nostro primo strategico, ragazzi. Il nostro primo giusto. Abbiamo azzeccato. Abbiamo azzeccato alla prima cosa. Fantastico. A redigi rapporto sul gioco. 9,75.
professionisti dell'industria dicono che Age of Fantasy è uno di quei rari giochi che impostano un nuovo standard di qualità per i giochi futuri. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Non è Cristina D'Avena, non ho capito di che cosa state parlando, ragazzi. Comunque, allora, sembra che Moonstars Creations ha davvero fatto la storia dei videogiochi con Age of Fantasy. Ragazzi, abbiamo fatto una hit. Guardate, livello 1, siamo in prima posizione, abbiamo fatto un gioco di strategia che, se il gioco fosse stato una canzone, avrebbe ottenuto un disco d'oro. I concorrenti osservano brontolando commenti di gelosia. Mizzica. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Fantasy e strategia sono una grande combinazione. Motore di gioco sembra essere abbastanza importante per questo tipo di videogioco. E la combinazione piattaforma genere è grande, fantastico. Sono ancora nuovi della squadra. Ancora qualche videogioco. Il team sarà al massimo potenziale. Va bene, ragazzi, però abbiamo fatto una hit. Una vera e propria hit. Ragazzi, siamo stati invitati a partecipare all'E3 di Los Angeles, che qua si chiama G3. Fantastico. Alla ricerca. Allora, faremo IA migliorata. Gameplay ci servirebbe in realtà. Ok, basta cercare nuovi temi, ora ci servono punti ricerca. Quindi ce ne andremo sui temi che già conosciamo. Ce ne andremo sui temi che già conosciamo. IA migliorata. Allora. Ragazzi, peraltro l'abbiamo pubblicato nel momento in cui i giochi di strategia erano al top, quindi perfetto. Allora, accordo di pubblicazione. Un gioco spazio casual. Per Vena Gear, oppure sempre per Vena Gear, disastri avventura, qualsiasi tema, simulazione, tutti per Vena Gear. Allora facciamo spazio casual. Ma vale la pena fare un contratto di questi? Facciamo un gioco per fatti nostri, va. Allora, nuovo gioco. Allora, a questo giro faremo un gioco. Faremo un gioco. Prima abbiamo fatto Santa, ora facciamo medievale. Facciamo un gioco di ruolo medievale. Prima abbiamo fatto strategia, facciamo una simulazione medievale per adulti su PC. Simulazione medievale. Simulazione per PC. Una simulazione. Per PC medievale lo facciamo per tutti. Per tutti, medievale. Ma tu, adulti, ragazzi, adulti. Una cosa cruenta. Medieval cruent. cruent. Vai. Dato, farai mai qualche partitina online a PES di J. Cole Walker? Ma sai, non ho PS Plus. Ah no, ho detto Cristina D'Avena per imprecare. Come? Effettivamente, For Honor è meglio con con il pad, dice De Freo. Beh, sì, effettivamente si gioca meglio con il pad, For Honor. Allora, gameplay, sparato a bestia, motore di gioco, storia missione. Penso che sia questa la distribuzione. Ok. Allora. Sono Christopher Rignall da eGaming Check. Ho sentito che sta facendo un gioco. Vediamo. Medieval simulazione. Più sul design di livelli. Vediamo che cosa ci dicono gli esperti dell'industria. E sembra che altri professionisti dell'industria concordino su questo. Fantastico. Allora, dialoghi. Quindi design di livelli.
Non mi ricordo che più design di livello o intelligenza artificiale. Possiamo ad usare. Possiamo provare a fare così. Ho fatto un piccolo cambiamento, ma qua possiamo fare. Ah, ecco qui marketing. Allora, mettiamo sulle riviste. Pubblicizza su riviste di videogiochi e distribuisci demo del gioco per dare ai giocatori l'opportunità di provare il gioco. Scegli. Abbiamo Hype 9. Alla Game Convention ci andiamo a prendere uno stand medio e proviamo a creare un po' di hype sul gioco, anche se non sta venendo proprio formidabile, però allora grafica, sonoro, mondo di gioco. Allora, Martin Persson 100%, Copland, Pascal. Dai che ce la facciamo ad equilibrare, dai che ce la facciamo ad equilibrare. 100%. Ok, 100, 100 e 99, perfetto. Così ci andiamo a prendere anche il bonus. Dato che io non ho mai pagato il PS Plus, non hai idea di quanto sia facile averlo. Bastano 10 minuti per averlo 14 giorni, ma no, ma non mi piacciono fare queste cose, Igor. Ragazzi, siamo alla nostra prima Game Convention. Siamo per la prima volta alle 3 di Los Angeles. La Mustache Creations con Medieval Cruent ed Age of Fantasy. L'hype è salito. Un bug, toglie il bug e l'ha rimesso. Ragazzi, sta per uscire la Sony PlayStation e noi stiamo per lanciare Medieval Cruent, che non mi piace. Medieval Battlegrounds. Ok, rilascia gioco. Ok, aumento di stipendio, ci sta. Nuova ricerca disponibile, multigiocatore sonoro stereo. Bene. Vediamo la ricezione della critica. Ok, ora possiamo sviluppare i seguiti. Dato una domanda completamente a caso, ma sto facendo un'indagine tra i miei conoscenti. All'università preferivi studiare a casa o in facoltà? A casa, sempre a casa. Vediamo le recensioni per Medieval. Ah, ragazzi, abbiamo cannato completamente. L'hype è stato mal riposto. Abbiamo fatto un flop clamoroso, la nostra prima partecipazione alle 3, dopo il successo, il gioco di grande successo di strategia, abbiamo cannato clamorosamente. Medieval Battlegrounds. Abbiamo cannato completamente, vediamo se riusciamo quantomeno a rientrare nelle vendite. Valve ha detto di rigiocare episodio 2 prima di iniziare Half-Life Alyx. Pensi che nelle fasi finali possa magari ricollegarsi all'ultima scena di episodio 2? Non lo so, ma tieni conto che comunque Half-Life Alyx è un prequel. Ok, è uscita Sony PlayStation, ragazzi. È uscita Sony PlayStation, a questo punto ci servono questi punti di ricerca per andarci a prendere. Basta nuovi temi, ora andiamo a ricercare. Allora, ricerca. No, non ce ne andremo sul 2D, andremo a. Allora, ricerca. Allora, a noi serve. Io voglio fare. Allora facciamo storie e missioni, tu mi ricerchi, allora storie e missioni, tu mi ricerchi dialoghi e tu mi ricerchi progressione del personaggio. Andiamo a fare un gioco di ruolo, ragazzi. Andiamo a fare un gioco di ruolo per PlayStation. Cerca. E gli mettiamo il mondo aperto. Ciao Dodo, pensi che su Xbox nei prossimi anni possa uscire qualche esclusiva interessante? E caspita, già stanno uscendo in realtà.
già stanno uscendo. Proprio in questi giorni è uscito Ori and the Will of the Wisps. Non se ne parla perché Xbox, ma sta prendendo 9 ovunque, insomma. Allora, crea motore personalizzato. L'andiamo a fare un motore con la grafica 3D. Ma mettiamoci anche la 2D, va. No, 3D. Ma sì, per 50.000, ok. Intermezzi semplici. Tutto andiamo a mettere. Crea motore. Abbiamo fatto motore in gioco 4, non ho cambiato il nome. Non mi ricordo se dopo me lo fa cambiare il nome. Però non fa niente. Sì, lo Zenigata lo mandiamo in pensione. Lo mandiamo in pensione. Nico Fader dice GDR meglio su PC, credo. Ma credo che GDR sia anche JRPG sostanzialmente, come gioco di ruolo, no? Inoltre io voglio sfruttare la nuova PlayStation. Allora. Nuovo gioco, piattaforma. PlayStation, costo di licenza 200.000, ma va bene. E facciamo un gioco. Ragazzi, un GDR fantasy. Facciamo un gioco di ruolo fantasy per tutti, produzione medio per la PlayStation. Col nuovo motore di gioco, a Drake Story. Ok, dai. Ah, intermezzi semplici, ci andiamo a mettere, progressione del personaggio, io voglio storia e missioni. Allora, storia, missioni, gameplay, motore di gioco. Ok, proviamo così. Ragazzi, non mi convince tantissimo. Ste proposte criptate. No. Dato, secondo te Horizon potrebbe arrivare su console Microsoft come ha fatto Yakuza? Non lo so. Alla fin fine arriva ora su PC. Quindi, chissà. Allora, dialoghi. Abbassiamo e abbassiamo. Ok. A Drake Story. Non lo so, ragazzi. Giustamente il primo che facciamo di un nuovo genere è sempre un po' un'incognita perché navighiamo a vista sostanzialmente. Mondo aperto. Secondo me facciamo un bel mondo di gioco. Così. Così è anche equilibrato 100% tutto. Ora andiamo a mettere nelle riviste la pubblicità e la demo per alzare un po' l'hype. Ma questo mi sa che viene figo, eh? Ragazzi, io faccio una campagna pubblicitaria piccola. Facciamo alzare un po' l'hype e proviamo. E il giorno prima pubblichiamo un'altra cosa sulle riviste. Finito. Dai, che abbiamo un nuovo record. A Drake Story, nuova combinazione, buona gestione, rilascio gioco e vediamo un po' che cosa ne esce. Pronti? Ok. Prendi lo champagne. Dai che ci siamo, dai che ci siamo.
Fantasy GDR è una grande combinazione. I giochi GDR vanno bene su PlayStation. E infatti, allora voi andatevene in vacanza che ne avete bisogno e prendiamoci uno stand medio alle 3 e qui riempiamo la posizione. Showreel, inizia a cercare. Ci andiamo a prendere un nuovo dipendente. Dados Gate. Punta tutto sul gameplay, dice Tommaso d'Aquilio, però qua ci è andato bene, sai? Dato l'altra volta stavo vedendo un video di Jimba. Risentimenti, rabbia, rancore, per curiosità, distanza di anni e un tuo pensiero. Ma è stata una bella esperienza all'inizio, insomma. Eravamo tutti molto molto inesperienti. Ci sta. Ok, assumiamo. E gli facciamo fare. L'allenamento. Eagle Walker sta parlando di Horizon, da quanto ho capito, però non lo ha finito, caro Eagle. La parte più bella di Horizon è la parte finale, quindi finisci in sostanza, insomma. Ok, alle 3 siamo andati a far alzare un po' l'hype dei nostri giochi. Ma non sembra che le vendite stiano poi così salendo, ma va bene così. Allora, la ricerca. Possiamo ricercare i seguiti, il suono stereo e il multigiocatore. Quasi. Ora, ricerca, multigiocatore. Però non li andremo a mettere subito. Punta tutto sulle pubblicità nei siti di pirateria, dice Andrew, quello vero. Scusate un attimo, metto in pausa. Qua c'è scritto Eagle Walker. Sono arrivato un po' più in là dove deve aiutare il tizio che cade a scappare dai cosi, i robot. Ma scusa, hai giocato 20 minuti. Cioè non l'hai proprio iniziato il gioco, scusa. Quella è la missione iniziale. Vabbè, allora, vabbè, torniamo a noi. Allora, abbiamo ricercato un po' sta roba. Possiamo fare un seguito ora. Bene, faremo un seguito. Di Age of Fantasy su PC. Due. Per PC. Avanti. E lo facciamo in tre dimensioni a sto giro. Inizio sviluppo. Questo è il nostro primo gioco in tre dimensioni. Allora. Il gioco, gameplay, storia e missioni. Martin Persson, motore di gioco. Ok, va bene così. Vediamo che cosa riusciamo a fare, ragazzi. Dubito che il nostro primo gioco in tre dimensioni riusciamo a beccare la hit. Però l'hype sta già salendo perché è un sequel. Allora. Un gioco di strategia, sicuramente i dialoghi è più bassa, l'intelligenza artificiale è più alta. Eh sì, è così. Age of Fantasy 2, hype a mille. Ma speriamo che riusciamo a
a farlo bene. Ho scoperto che alcuni fan incalliti di Ladro Gentiluomo hanno creato un fan game usando molto materiale del nostro gioco. Lasciali fare, lasciali fare. Queste cose non fa fanno bene. Fanno bene al mercato. Allora, gioco di strategia. Mondo di gioco, grafica, sonoro. Distribuiamo in questa maniera. Trevor Copeland, design. Martin Persson, tecnologia. Bene. Design. Ok. Pubblichiamo le riviste nelle demo. Le demo nelle riviste. E vediamo un po' che cosa capita. Mi sono distratto un attimo, non mi ricordo precisamente i punteggi che avevamo prima. Nuovo record. Ok, credo che siamo riusciti ad andare avanti. Va bene, rilascio il gioco, vediamo com'è. Storia ramificati, dialoghi d'albero, ciclo giorno d'oro. Stiamo trovando un sacco di roba. Prime recensioni. Ok. Lo sapevo che avevo sbagliato qualcosa. Qua mi dà 8 però. Secondo me la grafica 3D l'abbiamo troppo bassa. E anche c'entra che il nuovo dipendente deve ancora carburare. Però non è andata tanto male. Il primo gioco in tre dimensioni dello studio ci può stare. Alla fin fine ci può stare. In quale ambientazione vorresti che fosse ambientato il prossimo test? Dice Lucas Vivi. Secondo me, Valenwood. Foreste lussureggianti. Valenwood. Allora. Se noi facessimo un nuovo motore, che possiamo metterci? Troppa poca roba ancora. Non abbiamo trovato molta ricerca. Non abbiamo fatto molta ricerca. Non abbiamo generato molti punti di ricerca. Proviamo a fare Grand Prix Bugs. Facciamo un sequel di corse per PC con nuovo motore di gioco. Grand Bugs 2 con la grafica in 3D. Inizia sviluppo. Ok, vediamo. Se riusciamo ad azzeccare la hit di nuovo. Allora, gameplay, storia e missione, motore di gioco. E questa la lasciamo così. Genevieve Pascal, gameplay. Design, tecnologia. Va bene. Matteo Contarini dice quando arrivano gli FPS, ma gli FPS ci dovrebbero già essere effettivamente, sono i giochi action, credo. Accettiamo l'intervista. Raga, ma proviamo a dire gioco molto atteso, dai, spariamo l'hype, ragazzi. Spariamo l'hype alle stelle, giochiamocela. Dialoghi basso, intelligenza, design dei livelli basso. Allora, Genevieve Pascal, Copland. Design e Barnett lo mettiamo qua. Dai, 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 dai. Fate uscire ste palline, fate uscire ste bollicine. Forse si sta tenendo bassino. Salite, salite, salite. Allora, grafica, sonoro, mondo di gioco. Mondo di gioco, design, Copland, grafica, tecnologia. Beh, dovrebbe essere così. Ok, sta per uscire Nintendo 64. Raga, che dite? Dovremmo averla azzeccata la formula, voi che dite?
Mi ricordo da piccolo quando ho acceso l'Xbox con Morrowind Game of the Year Edition. Madonna, caspita, immagino. Mettiamo la rivista. Io l'avevo su PC. Ma io avevo su PC la versione allegata con giochi per il mio computer e ne ho due versioni perché l'ho comprato due volte, perché la prima volta non era solamente in Italia, era solamente in inglese e poi l'ho comprato di nuovo quando hanno allegato la versione in italiano, perché ai tempi non avevo internet e quindi ho dovuto ricomprarlo per avere la possibilità di avere la patch in italiano. Stand medio alle 3, ma spariamoci proprio lo stand grande, ragazzi. Dai che questa è una hit. Dai che questa è una hit. Finito. Nuovo record, infatti. Rilascia gioco. Dai. Dai che questa è una hit. Dai che questa è una hit. Prime recensioni. Dai che questa è una hit. Dai, dai, dai. Dai. Non ci sono i 10, ma va bene così. I giochi di simulazione vanno bene su PC, ne vogliamo ancora, è molto divertente, fantastico. Ok. Lo so, vanno forti i GDR, ma noi ce ne usciamo con una simulazione. Qua abbiamo proprio lo stand grande. A 10 anni dalla creazione di Moonstars Creations partecipano per la prima volta allo stand grande, alla convention. Fantastico. Siamo quinti nelle classifiche di vendita. Ottimo. Abbiamo fatto una hit, ragazzi. Mandiamo in vacanza i nostri dipendenti. Ok ragazzi, io direi di fermarci qua. Abbiamo giocato, ho giocato anzi 2 ore. È stato piacevolissimo, non me ne sono accorto. Però dopo 2 ore anche basta. Cioè sostanzialmente è sempre la stessa cosa. Però secondo me è piacevolissimo. Cioè, giocare tipo... Cioè, se lo paghi 40 euro no, ma se lo paghi 5-6 euro un gioco del genere, capito? Una volta che... Ti è divertito un paio di ore, poi stoppi, poi un'altra volta ci giochi, cioè va benissimo, cioè, secondo me è veramente molto piacevole. Allora, salviamo qua. Salva. E voglio ricominciare esattamente da questo punto. Ed esci. Allora. Frattempo fuori c'è. Continua ad esserci un sole che mi sta scaldando per me, raga, a mezze maniche. Che mi dite? Ditemi un po' qualcosa prima che chiudiamo. Ditemi un po' qualcosa voi prima di chiudere. Marco Filosa dice: Dado, dovresti continuare con le live in modo periodico. Ragazzi, vediamo. Sì, ci sono pure le mod, ma non mi ci sono messo poi tantissimo a... Cioè, ci dovrebbero essere i nomi delle console vere, cose del genere, però non... Defro dice, qui c'è un tempo bruttissimo. Grande Dado dice, Nestyle, casualmente ho scoperto una settimana fa questo gioco, ma pensa che coincidenza. Nicolò Minciotti dice lo scarichi gratis craccato sul telefono. Raga, non sono molto favorevole alla pirateria, però. Il Walker dice Raga, scusate, non so parlare. Dove abiti? Qui è fatto notte. Raga, lo vedete il sole, beh, che mi sbatte addosso. Abito al sud, ma più che altro voi, tu dove abiti, Igor? Tra le montagne? Pietro Parolini dice, hai provato la Definitive di Age of Empires 2? Sì, l'ho provata tramite Game Pass. L'ho trovata tramite Game Pass. Non mi ha fatto proprio impazzire.
Ah, Igor Walker è ad Amsterdam. Ah, e vabbè, ad Amsterdam è molto molto più. Mizzica, questa telecamera presa così mi fa un nasone. Qua? Cioè, se ci avessi fatto caso prima l'avrei spostata diversamente. Vabbè. Umberto Cassano è venuto ora che siamo quasi per chiudere. Fatemi mettere a tutto schermo la telecamera. E niente, ragazzi. Trust me, I'm a gamer. Ragazzi, abbiamo fatto un paio d'ore. Per me è stato piacevolissimo, veramente piacevolissimo. Grazie a tutti per la compagnia e ci vediamo la prossima volta. A presto, ragazzi. A presto.